Aprire il salone nautico mi sembra un po' come quelle partite che sono i grandi classici di campionato, di cui ti ricordi i grandi derby, ti ricordi che giornata era, ti ricordi il sapore di quell'anno, che tempo faceva, anche gli odori di quando andavi allo stadio, quando ti stavi preparando alla televisione per guardare la partita. Guardando quel grande muro rosso, bello tra l'altro, a parte il rosso, vedere scorrere gli anni ti rendi conto di quanto questa manifestazione ha accompagnato il nostro paese. Il 78, gli anni di Piombo, Moro, poi l'82, stavo leggendo i mondiali, Berzot, Pertini, poi gli anni 80, quelli del grande boom del paese. Insomma, diciamo così, vedere questa foto in bianco e nero, parafrasando quello che diceva il vecchio avvocato Agnelli della Fiat, quando va bene il salone va bene il paese, quando va bene il paese va bene il salone. Io aggiungo, quando va bene il salone va bene Genova e va bene la nostra Liguria. Quindi quest'anno direi che il clima è positivo e il tempo, che non so se il sindaco l'aveva ordinato per tempo, ma la giornata è francamente di buon auspicio per il salone della nautica. Cosa può fare la politica per voi? Fino adesso io credo che vi abbia fatto un sacco di guai, quindi già il fatto che in qualche modo sia invertita la tendenza, io credo che sia positivo in questo senso. Io credo che la politica possa fare molto per le imprese italiane, ma che abbia davvero fatto poco soprattutto per la nautica, perché soprattutto negli ultimi anni la politica ha guardato al mondo della nautica, che pure è un'eccellenza italiana, non è solamente il possesso di un bene più o meno di lusso. Il mondo della nautica, come abbiamo visto nell'ottima ricerca di prima, è un mondo che ha un indotto incredibile, ma soprattutto è un mondo di eccellenze assolute del nostro paese, è un mondo fatto di tecnologia, di bellezza, di design, che dà un ritorno non solo sul sistema industriale, sul sistema dei servizi del paese, ma anche sul sistema della logistica di questo paese. Quindi è un mondo centrale della nostra economia a cui la politica ha guardato negli ultimi anni, forse attanagliata dalla crisi che ha portato l'ondata di antipolitica che tutti voi conoscete, ha guardato con un occhio moralista, direi moralisteggiante, a un mondo che invece doveva essere guardato come un grande motore non solo di sviluppo economico, ma anche di sviluppo di bellezza, di tecnologia, di design, di tutto quello per cui l'Italia è un'eccellenza nel mondo. Io ho ascoltato le parole del sottosegretario con grande attenzione e con grande piacere. Cosa possiamo fare noi qui per il salone nautico? Credo molto, e anche in questo caso credo che non sempre sia stato fatto tutto quello che si poteva fare. Io credo che un pochino, siamo arrivati qua da un centinaio di giorni, quindi non è che potevamo fare francamente granché, forse un pochino una mano l'abbiamo data riaccendendo un faro su una regione di cui si è parlato troppo poco negli ultimi anni, quindi un po' di attenzione. Io spero che siamo riusciti anche a portare in questo 100 giorni, anche qui nel Salone Nautico, un po' dell'entusiasmo e dell'ottimismo con cui vorremmo costruire questa legislatura regionale. Vi assicuro che i provvedimenti che stiamo cominciando a fare qua stupiranno non solo il mondo della nautica, ma stupiranno il mondo degli imprenditori, perché abbiamo intenzione di provarci e di provarci sul serio. Abbiamo intenzione di investire tutto quello che potremo investire. Ieri ci siamo incontrati alla vigilia di questo salone col presidente De Maria, con Perotti, stava bene anche ieri pomeriggio, quindi è uno stato di salute che continua, anzi credo che migliori, stamani sta anche un pochino meglio, e abbiamo concordato sul fatto che questa manifestazione è centrale per loro, è centrale per noi, è centrale per la città, è centrale per il paese. E allora, non la voglio fare lunga, quando la nautica sta bene, l'ho detto all'inizio, Genova sta bene. Quando Genova sta bene vuol dire che un porto tra i principali d'Italia, un mondo, quello dello shipping, quello di una città che ci gira intorno, può trainare il paese, perché stiamo parlando del primo porto del paese. Quindi oggi qua
rimettendo un tassellino, il 55esimo, il 56esimo tassellino di una storia che ci accompagna da tanto tempo sotto un sole bellissimo, io credo che possiamo guardare i prossimi 5 anni con grande entusiasmo e anche con grande ottimismo. I prossimi 5 anni di questo salone, i prossimi 5 anni quindi della nautica italiana, ma credo anche i prossimi 5 anni di Genova e i prossimi 5 anni della Liguria. Ovviamente non è che al 6° anno finisce tutto, speriamo in altri 5 di grande ottimismo. Grazie, grazie. Grazie.